Avevi iniziato ad abusare della figlia quando lei aveva appena 12 anni. Una storia agghiacciante, un'esistenza fatta di prevaricazioni continue anche nei confronti della madre e dell'altro figlio. L'uomo, un ex ristoratore riminese, è stato condannato a 6 anni di carcere. Dovrà pure risarcire 80.000 euro alla figlia e 70.000 euro alla moglie e l'altro figlio. Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, l'uomo non solo ha picchiato e umiliato la moglie, ma un anno fa si è anche scoperto che ha violentato la figlia. Angherie quotidiane, rimaste nell'ombra per molto tempo. La storia è venuta alla luce infatti solo nel 2018, dopo che la famiglia si era rivolta ad un centro antiviolenza. Il fidanzato della ragazza, cresciuta nel frattempo, l'aveva spinta a confidarsi, a raccontare quegli anni d'inferno, quella sua giovinezza messa a durissima prova. Così la giovane aveva raccontato di come il padre la violentasse quasi quotidianamente appena la madre usciva per andare al ristorante. Quindi è scattata la denuncia. La condanna per l'ex ristoratore è arrivata dopo il racconto in aula dei drammatici episodi di violenza subiti, racconti della figlia, ora giovane donna, e degli altri congiunti che si erano decisi ad alzare la testa e che ora possono tirare un sospiro di sollievo. Lavoravano assieme in un'attività dove lui li soggiaceva attraverso minacce e ritorsioni. L'uomo era finito sotto inchiesta per maltrattamenti aggravati, mentre il giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alle sue vittime. Ieri l'epilogo della triste vicenda, col processo che si è concluso con la condanna per l'uomo a 6 anni di carcere.